Ciao, benvenute. Ecco un nuovo appuntamento con i Focus, i Video Focus, i video in cui vorremmo farvi in qualche modo vedere e toccare con mano i nostri prodotti. Queste sono le Ava Beads, fra le ultime novità che abbiamo introdotto in catalogo, e le avrete già sicuramente viste, le conoscerete. Sono perline a tre fori, tanto per cominciare hanno la forma V, come potete vedere, sono perline a tre fori come ormai di tendenza. Hanno un foro qui nel vertice e poi due fori sulle due punte della forma, sulle due estremità. Sono state progettate da una perlinatrice. Sono state progettate da Gianna Zimmermann, che è una perlinatrice dei Paesi Bassi. E pensate che per la progettazione poi ha impiegato più di 2 anni, o meglio, per disegnarle è stato un attimo, è stata questione di ispirazione. Dopodiché, però, per la progettazione di questa forma, la realizzazione proprio materiale di questa forma ha richiesto più di 2 anni, in quanto comunque, come potete vedere anche da sole, insomma, è una forma abbastanza delicata. Anche le Ava, come le altre perline che utilizziamo negli schemi di tessitura, sono perline prodotte in Boemia, sono quindi perline in vetro prensato e anche i colori, come potete vedere, corrispondono ai colori che già ritroviamo nelle altre forme, prime fra tutti il Super Duo. Questo è l'assortimento che noi abbiamo scelto per voi, per cui gli immancabili colori metallici, indispensabili il dorato, argentato e dark bronze, assolutamente sempre indispensabili. La finitura, diciamo, crystal metallica, chiamiamola così, dove troviamo il metallic lava red, il bronze gold e gli altri, gli opachi ed infine l'aster. Per quanto riguarda la tessitura, appunto, ovviamente possono essere montate un po' con tutte le forme, diciamo che lo sposalizio perfetto per stessa ammissione anche di Gianna Zimmermann, che è appunto la perlinatrice che ha creato la perlina, è con le Diamond Duo, per cui un qualcosa di simile. Lo sposalizio perfetto è con le Diamond Duo, appunto. Come potete immaginare, le combinazioni sono infinite, appunto, con tutte le altre perline, ma anche il modo di montare, insomma, le Ava, possiamo trovare diversi modi per montarle tra loro. Quindi potremmo creare una sequenza del genere, potremmo inserirle una all'interno dell'altra, molto bow, oppure potremmo, ad esempio, metterle a formare un cerchio, una stellina. Altra combinazione, potremmo montarle alternando una col vertice in alto, una col vertice in basso e via dicendo. Non c'è certo bisogno che ve lo dica, sicuramente lo potete immaginare da sole, Elisabetta ha già cominciato a sperimentare, per cui ecco, ci dà una piccola anticipazione di quello che poi trasformerà in qualche splendido tutorial dei suoi, e tanto per farci anche capire bene come viene il lavoro quando si montano insieme le perline. Con le Ava è tutto, ci vediamo presto per un altro video focus.